I poveri, gli emarginati, sono protagonisti e non può, una persona non può andare avanti nella santità se non si dedica anche a loro, di un modo o di un altro, ma sono la presenza del Signore, coloro che hanno bisogno dell'aiuto del Signore. Una volta ho letto una frase che mi ha colpito, diceva così: il protagonista della storia è il mendicante. Loro sono coloro che attirano l'attenzione su questa grande ingiustizia che è la grande povertà nel mondo. Si spendono i soldi per fabbricare delle armi, no? E non per fare dei pasti. E non dimenticati, non c'è santità senché di uno o altro modo ci sia la cura per i poveri, per i bisognosi, per coloro che sono un po' al margine della società. Da parte di ogni insegnante, l'educazione in effetti non consiste nel riempire la testa di idee, no, solo questo no, ma in che consiste l'educazione? Nell'accompagnare e incoraggiare gli studenti nel cammino di crescita umana, spirituale, mostrando loro quanto l'amicizia con Gesù risorto dilati il cuore e renda la vita più umana.